Vado. Vai. Lettera ai Colossesi. Allora, chi è che la scrive? La scrive l'Apostolo Paolo, scritto minuscolo. Scrive questa lettera ai credenti di Colosse, però anche a quelli di Laodicea. E qua lo vediamo nel capitolo 4, 16. C'è Leonardo di sottofondo, scusatemi. Paolo non ha fondato la chiesa di Colosse, ma è stata fondata da Epafra. Epafra era un suo amico, l'aveva incontrato ad Efeso quando Paolo ha fondato la chiesa di Efeso, e Paolo ne parla come il fedele ministro di Cristo per voi, e lo vediamo nel capitolo 1:4. Adesso noi non leggeremo tutti i versetti, io ve li ho scritti e poi queste slide ve le do tutte. Infatti dice che ho sentito parlare di voi, cioè si riferisce ai Colossesi, quindi da queste paroline ho sentito parlare di voi, avete imparato da Epafra, si capisce che Paolo non li conosceva di persona. E si può dedurre che Paolo non li conosceva di persona. Siamo intorno al 60 d.C., quando Paolo è agli arresti domiciliari a Roma. Qui poteva incontrare i cristiani, qui ha scritto molte lettere, e Epafra si è presentato a Roma e evidentemente si pensa che gli abbia descritto le problematiche che c'era nella chiesa di Colosse. Colosse è una città vicina a Laodicea e vicina anche a Ierapoli, che è un'altra chiesa sempre fondata da Epafra. Di cosa parla questa lettera? Fu scritta per combattere il sincretismo. Che cos'è? Praticamente il cristianesimo, il Vangelo, si è mischiato con altre idee, filosofie, tradizioni e religioni che c'erano in quel luogo. E questo era un pericolo per i credenti cristiani di Colosse, perché il Vangelo veniva praticamente distorto. E si rischiava così di perdere la verità riguardo alla natura e all'identità di Gesù Cristo, quindi di non avere più il focus su Gesù, ma il focus in altre filosofie soprattutto, in altri obiettivi. Quindi questo è un pericolo veramente grave. E quindi Paolo scrive con la sua autorità in modo forte, cercando appunto di svegliarli, svegliatevi, attenzione, è pericoloso, state prendendo una via sbagliata, tornate sulla retta via. Diciamo, questo è un po' il messaggio. I versetti un po' chiave sono al capitolo 2, 9 e 10, dove appunto poi lo leggeremo comunque, parla di questo. E poi nel capitolo 1, 21, 22, 23, capitolo 1, versetto 21, 22, 23, e capitolo 2, versetti 4 e 5. Questi sono un po' i riferimenti da dove io poi ho preso conclusioni, ho tratto queste conclusioni. Come mai c'erano altre idee? Come mai c'erano altre filosofie? Perché dobbiamo vedere il contesto storico. Colosse era un'importante rotta commerciale, era tra Efeso e l'Eufrate, quindi c'erano molti commercianti, molti visitatori, e quindi era una sorta di, non era un porto, ma era una sorta di porto. Quindi la sua popolazione era eterogenea. C'erano i Frigi, che sono i primitivi del posto, i Greci, gli Ebrei e anche i Romani.
nelle varie epoche, e quindi tutti questi popoli hanno portato al Colosse tutte le loro religioni e le loro tradizioni, e quindi è stata influenzata da diverse religioni. I credi e le religioni più, facciamo un riassunto dei credi un po' che c'erano a Colosse. C'erano pratiche non cristiane, i nativi credevano all'animismo e alla superstizione, cioè il potere degli elementi del mondo, cioè adoravano il sole, le piante, tutto ciò che era nel mondo, insomma. Era una manifestazione di Dio. Dall'Oriente arrivavano anche credenze sull'astrologia, quindi che stelle e pianeti potessero influenzare la vita delle persone. Stiamo prendendo, io ho fatto proprio dei piccoli. La cultura greca la possiamo vedere nel capitolo 2, nei versetti 4, 8 e anche 20. E poi era influenzata anche da pratiche non cristiane. Quindi si festeggiavano appunto, delle feste non pagane, e si praticava l'astinenza ai piaceri corporei. E questo lo possiamo vedere tutto nel capitolo 2. Se volete possiamo leggere un pochino alcuni versetti. Per esempio nel 4, capitolo 2, 4, dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e va bene. Quindi sta dicendo, attenzione, non fatevi ingannare con parole seducenti, quindi con le filosofie, con persone capaci di manipolarvi e di inviarvi. Nel versetto 8, tutto il capitolo parla di questo, adesso prendiamo solo, estrapoliamo solo dei versetti. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Versetto 20, siete morti con Cristo agli elementi del mondo, quindi ancora continua a parlare di questi elementi del mondo, perché è come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti, quindi qua stiamo parlando anche delle pratiche di astinenza. Non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose destinate con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Quelle cose hanno, è vero, una reputazione di sapienza, per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne. Quindi non sono cose spirituali che vengono da Dio, ma sono cose umane per soddisfare la carne fondamentalmente, perché uno si sente di fare le cose bene, possiamo dirlo così. Se non faccio questo, allora sono bravo. In realtà poi scopriremo che noi non faremo certe cose, noi cristiani ci comportiamo in un certo modo solo grazie all'amore di Cristo. E in conseguenza in conseguenza appunto alla nostra scelta di seguire Cristo e allo Spirito Santo che è con noi in ogni momento. Abbiamo detto che c'erano anche gli ebrei, quindi c'è la cultura ebraica. E infatti nel versetto 11, sempre al capitolo 2, parla di circoncisione, che però non è il tema fondamentale di questa lettera. Nel versetto 18 traccia anche il culto degli angeli, che è un po' diciamo che è tipico questo culto del tardo giudaismo e soprattutto nel periodo per gli ebrei, per il giudaismo, vissuto in una situazione fuori dalla loro terra. Quindi qua ci sono dei riferimenti ai Maccabei che io non ve li ho scritti solo così, perché da qui si possono dedurre appunto i culti angelici, cioè erano visti come intermediari tra l'uomo e Dio. Quindi l'uomo non poteva arrivare a Dio e in mezzo c'erano queste creature angeliche che potevano fare da intermediari. Gesù, diciamo che era un po' considerato
un angelo invece che Dio, che il figlio di Dio. E quindi questo è stato è un pericolo, insomma. Si parla anche di prognosticismo, perché bisogna pensare che, diciamo, anticipo un po' quello che ho scritto dopo, non c'è un problema in questa lettera ben definito, cioè c'è un problema e Paolo risponde, specifico, cioè un'eresia specifica, per esempio la circoncisione o un altro problema, il culto angelico. È un misto di eresie, tra virgolette, è un misto di idee che si confondono una con l'altra, di credi, proprio perché siamo in una situazione di diversità. Quindi con molti popoli, con molte filosofie, con molte religioni. E si crea una sorta, diciamo, religione parallela al cristianesimo, simile, parallela al cristianesimo, che però ci porta lontano, non è parallela, è un finto parallelo. Ci porta lontano da Cristo, ci porta lontano da Dio. E si parla appunto del proto-gnosticismo. Perché proto? Perché è l'inizio, cioè è qualcosa che si vede, dei piccoli segni del futuro gnosticismo che si propagherà, diciamo, circa un secolo dopo. Il gnosticismo che cos'è? È un movimento filosofico, religioso, del mondo ellenistico romano. La parola chiave è la gnosi, che vuol dire conoscere, conoscenza. Lo gnostico crede di essere nella conoscenza. È colui che crede di capire attraverso l'esperienza spirituale, però è tutto molto mistico. E quindi è una sorta. Non so come possiamo dire, ai nostri tempi possiamo dirla come una sorta di religione orientale mista a principi cristiani, ecco, possiamo dire una cosa del genere. Quindi dobbiamo immaginarci questo miscuglio di filosofie e di religioni, e per questo motivo gli studiosi non delineano un problema specifico. Ma sono concordi nell'affermare che Paolo ci dà nella lettera ai Colossesi degli indizi da cui poi abbiamo potuto trarre queste conclusioni di cui ho parlato adesso. Il focus della lettera è il versetto al capitolo 2, i versetti 9 e 10, perché lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità e voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Il focus è Cristo, è Gesù. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Quindi siamo in questa situazione. Abbiamo un miscuglio di filosofie all'interno del Vangelo, del cristianesimo. Le conseguenze cosa possono essere? Quali possono essere le maggiori conseguenze? Una trascendenza di Dio, cioè vedere Dio molto lontano, un Dio che è al di sopra di noi, che è grande e che è quasi irraggiungibile, mentre noi sappiamo e conosciamo un Dio molto vicino a noi che si prende cura delle piccole cose, proprio piccolissime. E ogni giorno nella nostra vita abbiamo queste testimonianze. L'altra conseguenza del sincretismo è l'inferiorità di Gesù, cioè è considerato una creatura di Dio al pari degli angeli. Quindi Dio al di sopra di tutto, Gesù considerato una creatura come se fosse un angelo. Quindi in questa lettera, Paolo risponde a queste problematiche. Come fa a rispondere? Attraverso il cosiddetto inno cristocentrico. Inno perché sembra quasi una poesia, cristocentrico perché è tutto incentrato su Cristo. È proprio incentrato tutto su Gesù. E lo troviamo nel capitolo 1.
capitolo 1, dai versetti 15 al 20. Egli, ve lo leggo, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni, egli Gesù, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, ogni signorie, principati, potestà, tutte le cose che sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Qua Paolo ha dovuto per forza rispondere mettendo in ordine, mettendo chiarezza. Attenzione, vi state confondendo e vi state perdendo. Gesù è l'immagine del Dio invisibile. Gesù è la nostra sostanza, è la sostanza di Dio. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è primo, primogenito, egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Quindi non è al di sotto, ma è Dio. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace con il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Allora si parte per leggere questo. L'ho messo a cerchio perché il cerchio è la perfezione, no? Si parte da quello in centro in alto. Gesù è il fondamento, facendo un riassunto di quello che abbiamo letto, un riassunto veloce veloce, del versetto che abbiamo letto poco prima, questo. Gesù è il fondamento del creato. Lui c'era prima del tempo, prima che le cose fossero. Lui era presente. In Giovanni sappiamo che si parla della parola, lui era la parola e attraverso di lui sono state create tutte le cose. Ogni cosa è passata per le sue mani durante la creazione. Quindi per mezzo di lui, in lui, questo è, in lui sono state create e per mezzo di lui, attraverso di lui, sono state portate all'esistenza. Ogni cosa tornerà nelle sue mani alla fine dei tempi. E questo lo vediamo in vista di lui. Qua nel versetto precedente. Principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. In lui, in Gesù, abita la pienezza della realtà dinamica della potenza di Dio. Lui è Dio. In lui, come abbiamo visto anche la scorsa volta con l'Apostolo Paolo, ci ha detto che è ripieno di Spirito Santo. E attraverso di lui abbiamo visto anche qua sulla terra proprio la potenza di Dio. Quindi Gesù è la manifestazione di Dio, cioè del Dio invisibile, sulla terra. Gesù è l'immagine, la sostanza del Dio invisibile. Quindi se noi conosciamo Gesù, noi conosciamo Dio. E anche Gesù stesso lo dice, se conoscete me, conoscete anche il Padre che mi ha mandato. Per questo riconcilia tutto il cosmo, sia le cose di lassù, del cielo, sia quelle sulla terra. Cioè Gesù è immagine di Dio invisibile, Gesù è la pienezza e luce tutta la pienezza, quindi Gesù ha l'autorità di riconciliare tutte le cose, sia quelle in terra che quelle in cielo. E questa è una grande potenza ed è questo quello che ha fatto Gesù. Gesù è il Federica, ti capo. incoraggio ad andare avanti, Ah, veloce. scusa, Gesù è il capo degli angeli di ogni creatura. Infatti è lui che li ha creati. Non è il... Ed è per questo che ha l'autorità di riconciliare, riappacificare tutte le cose con il Padre. Gesù è Dio, Gesù è il Signore. Il cristiano, ne vediamo nel capitolo 3, quindi questo è quello che accade, quello che abbiamo visto adesso è quello che accade nel capitolo 1 e 2. Nel capitolo 3 il cristiano si identifica in Cristo. Ora che sa chi è Cristo, il cristiano si può identificare in Cristo. Ora è una nuova creatura, ricerca le cose di lassù, aspetta la manifestazione di Gesù, si spoglia di ciò che è terreno, si riveste dell'uomo nuovo, come abbiamo detto prima, ad immagine di Gesù.
modifica le proprie relazioni e il modello del carattere è questo. Quindi misericordia, pazienza, amore. E diciamo che mette anche ordine e equilibrio nei rapporti familiari. Quindi sottomissione, amore. Infatti nel capitolo 3 si parla dei rapporti tra moglie e marito, figli e genitori, padroni e servi. Le conclusioni nel capitolo 4, ci sono le ultime raccomandazioni, dice di inviare la lettera alla chiesa di Laodicea e fa i saluti. Quindi, traendo proprio le nostre conclusioni, la lettera pone attenzione al pericolo di creare